Bene amici di Medico Snake, benvenuti in questo video nuovo. Allora, prima di andare avanti, come sempre voglio ricordarvi di cliccare sulla campanella in basso a questo video in modo da attivare tutte le notifiche relative ai video che andrò a caricare sul canale YouTube di Medico Snake. Detto questo, andiamo avanti. Qualche giorno fa, stando sia in comitiva con gli amici e stando sul lavoro, ci siamo fatti alcune domande e queste domande riguardavano quegli oggetti tecnologici di cui non potevano mancare nella nostra vita quotidiana. Beh, in questo video io voglio parlarvi dei miei oggetti tecnologici che non mi faccio mancare nella vita quotidiana. Detto questo, andiamo a vederli insieme. Quante volte stando per strada o magari in qualche altro posto avevamo il nostro dispositivo quasi scarico da non avere la possibilità di inviare nessun messaggio oppure di effettuare qualche chiamata? Ebbene sì, come primo oggetto tecnologico mi viene in aiuto lui, che mi ha salvato in molti casi. Uno degli oggetti che non deve mai mancare nella mia vita quotidiana è lui, il power bank della Seeker da 16.800 mAh, di cui vi ho recensito in uno scorso video. Sulla parte frontale troviamo il pulsante d'accensione che va ad accendere i quattro LED presenti sulla parte frontale. Ogni LED equivale al 25%. Sulla parte destra di questo power bank Seeker da 16.800 mAh troviamo un ingresso micro USB che consente la ricarica del power bank e due ingressi USB a 5 volt, di cui uno a 1 mA e l'altro a 2,1 mAh, che ne consente anche la ricarica veloce. Nella nostra vita quotidiana di tutti i giorni ci capita molte volte di prendere il nostro smartphone dalla tasca per controllare tutte le varie notifiche e le chiamate che ci arrivano, ma io, grazie al mio smartwatch che fa parte della mia vita quotidiana, riesco a prendere poche volte il mio smartphone dalla tasca per rispondere a tutte le notifiche e a tutte le chiamate. Un altro oggetto che non mi faccio mancare nella mia vita quotidiana è lui, LG G Watch modello V100. Anch'esso vi ho recensito circa un mese fa. Di questo LG G Watch V100 in particolar modo mi piacciono i suoi materiali che sono in metallo ed è anche resistente ad acqua e polvere ed il suo design. Ed è proprio grazie a lui che riesco a prendere il mio smartphone dalla tasca poche volte, perché connesso al mio smartphone consente di farmi visualizzare tutte quelle notifiche che fanno parte di WhatsApp, Facebook, Telegram, SMS standard, mail e via dicendo, e di risponderle nello stesso momento tramite comandi vocali integrati da Google. Nella vita quotidiana mi capita spesso, soprattutto sul lavoro, di ascoltare della buona musica e di stare al telefono in comodità. E dato che non mi piacciono molto gli auricolari con fili, mi vengono in aiuto loro questi Headset Bluetooth NIA Q7. Un altro oggetto che non deve mancare nella vita quotidiana, soprattutto quando lavoro, sono questi Headset Bluetooth del produttore NIA modello Q7, di cui vi ho recensito circa 2 mesi fa. Tutti i controlli che fanno parte delle chiamate e della riproduzione di brani musicali sono posti tutti sul condotto uditivo destro. Sempre sul condotto uditivo destro troviamo anche gli ingressi come la micro USB che ne consente la ricarica e l'ingresso da 3,5 mm che ne consente l'utilizzo anche con cavetto jack da 3,5 mm in caso le cuffie fossero scariche. Mentre invece sul condotto uditivo sinistro troviamo il solo e unico bilanciere del volume. Grazie ai suoi morbidi cuscinetti posti sui condotti uditivi e sia nella parte alta dove è posto il poggiatesta, una volta indossati non creano nessun tipo di fastidio. Per quanto riguarda la riproduzione audio, invece, l'audio è pulito e ben calibrato sia in chiamata e sia in riproduzione musicale, ed anche a volumi accentuati non tende a distorcere. Bene amici di Mitico Snake, siamo giunti alla fine di questo video e lo voglio chiudere con una domanda. Quali sono i vostri oggetti tecnologici che non devono mancare nella vostra vita quotidiana? Avete i box dei commenti qui sotto per dirmi la vostra.
Per avere altre informazioni su ogni singolo oggetto che vi ho parlato in questo video, i link alle singole video recensioni li trovate linkati qui a destra nelle schede e nella descrizione del video, insieme a tutti gli altri link per seguire Mitico Snake sui vari social, insieme al pulsantino per iscrivervi al canale e per lasciare un mi piace. Voglio ricordarvi che facendo la condivisione di questo video, lasciando un like e lasciando un vostro commento, aiutate il canale Mitico Snake a crescere. Per Mitico Snake, Raffaele Mauriello.